Ho pensato tanto se fare questo video, avevo soprattutto due dubbi. Uno, la questione del tempo, perché rischia di diventare rapidamente vecchio se per fortuna si cambierà idea. Due, perché già me li vedo quelli che sei un giornalista, dovresti essere imparziale, vergogna, ti sei schierato. Però poi ho pensato che tutti i grandi giornali fanno quello che si chiama endorsement, cioè danno il loro sostegno pubblicamente o il loro non sostegno a uno o più candidati in caso di elezioni importanti. Quindi ho pensato, se lo fanno i grandi lo posso fare anche io che sono piccolo. Perché Berlusconi no, Presidente della Repubblica? È per quello che dice Letta, perché è un capo di partito e quindi non sarebbe imparziale? Forse anche per quello, ma ci sono un sacco di altri motivi. Ha 85 anni, è un vecchio, che ragiona con una mente da vecchio e non è adatto a questo paese che sta cercando di svecchiarsi, ok? Non è più un cavaliere, intanto ricordiamo questa cosa. Ha rinunciato alla onorificenza poco prima che gliela togliessero per l'unica condanna in via definitiva che ha per frode fiscale. L'unica perché poi ha 7 reati estinti per prescrizione, uno per amnistia, due per modifica alla legge intervenuta durante il processo, 9 assoluzioni, 10 procedimenti archiviati, 4 processi ancora in corso, due per i casi di escort, uno per finanziamenti illeciti, uno per corruzione. Insomma, ha avuto a che fare un po' tanto con la giustizia. È proprio sbagliato. È il nonno che non vuole le cene dei parenti, quello che racconta le barzellette oscene, che ti mette in imbarazzo, che fa le corna, le battute volgari alle donne, ti mette in imbarazzo e si mette in imbarazzo da solo. È l'apoteosi del cringe. Ma vogliamo davvero una persona così come Presidente della Repubblica?